Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Come ormai ogni anno andiamo a presentare il Linux Day, che quest'anno per me ha un sapore particolare perché è il primo anno che lo presento come presidente dell'associazione, quindi bene essere liberato, se non sono d'accordo. Quindi mi emoziona un po' il fatto che comunque non sia più l'associazione di cui sono presidente, ma che comunque è un'associazione alla quale mi sento profondamente legato. Il Linux Day, come sapete, è una manifestazione che riguarda il software libero. Il software libero ha assunto anche all'interno dell'amministrazione comunale un ruolo da protagonista. Abbiamo recentemente appunto presentato i risultati di una prima tappa importante di adozione del software libero che ci ha consentito di risparmiare molto denaro. Denaro che, lo sottolineo, è denaro pubblico, quindi è particolarmente importante che venga usato con grande oculatezza e facendo attenzione a, quando è possibile, anche al massimo del risparmio, visto che comunque le risorse pubbliche sono sempre più scarse e comunque, anche se non lo fossero, vanno amministrate con estrema attenzione. Naturalmente all'interno dell'amministrazione faremo altre tappe che ci porteranno a adottare ulteriormente il software libero. Crediamo che sia molto significativo che l'amministrazione per prima faccia questi passi, perché vorremmo che questo fosse un segnale che trasmettiamo anche all'esterno. In che senso? Nel senso che vogliamo fare in modo che tutti i cittadini possano utilizzare il software libero anche a casa. Noi abbiamo fatto la nostra parte, nel senso che abbiamo predisposto tutte le nostre procedure, tutti i nostri servizi, tutta la nostra documentazione che è disponibile sul sito, in modo che sia utilizzabile e accessibile anche utilizzando gli strumenti liberi, quindi non legandoli a una piattaforma proprietaria. Per capirsi, se il cittadino a casa ha Linux, ha OpenOffice, ha strumenti che non sono quelli che richiedono una licenza a pagamento, comunque può utilizzare, può leggere, può usufruire di tutti i servizi e documenti del comune. Questo lo abbiamo fatto per i motivi che ci siamo detti prima, ma anche perché in questo modo si vuole incoraggiare l'utilizzo del software libero da parte dei cittadini. Questo perché? Perché no? Naturalmente il software libero garantisce alcune libertà ideali, di cui poi ci parlerà più diffusamente il presidente dell'associazione, ma anche per il fatto che i cittadini devono acquistare attualmente una licenza per utilizzare il software che usano a casa, che è una licenza onerosa, di fatto è una tassa occulta. Se non lo fanno, si configurano come utenti illegali. E noi crediamo che uno dei doveri delle amministrazioni pubbliche sia anche quella di creare e di alimentare una cultura della legalità. Per questo motivo è bene che passi questo messaggio per il quale il cittadino deve acquisire la licenza del software che utilizza. Se il software che utilizza è software libero, la licenza la può acquisire gratuitamente, almeno nel 99% dei casi. Ci auguriamo che questo possa far sì che nella comunità grossetana l'utilizzo del software libero possa avere una penetrazione maggiore di quella che è a livello nazionale e mondiale, sebbene anche a livello nazionale e mondiale ci sia effettivamente un segnale di crescita. I prossimi passaggi dell'amministrazione saranno appunto quelli di passare da un utilizzo, come è attualmente, dello strumento di Office Automation, quindi passare da Microsoft Office a OpenOffice, al passaggio per quanto possibile massiccio appunto all'abbandono anche delle licenze del sistema operativo Windows, quindi passare anche per quanto riguarda il sistema operativo a Linux. Il significato della presenza dell'amministrazione all'interno del Linux Day quest'anno è appunto questo. Per questo motivo quest'anno, anche grazie alla collaborazione che abbiamo avuto con l'associazione, con la quale abbiamo condiviso anche l'impostazione della manifestazione, abbiamo deciso che da parte almeno dell'assessore competente non sarà fatto il consueto intervento istituzionale.
perché vogliamo immergere l'amministrazione nel contesto, quindi uscire un po' dalla logica per cui l'amministrazione porge un saluto e poi esce di fatto dal programma della giornata. Personalmente ho chiesto, l'associazione ha accettato, di partecipare appunto insieme agli altri relatori al dibattito del mattino. Visto che quest'anno la forma, poi ce la racconterà meglio il Presidente, è cambiata, ho chiesto appunto di partecipare tra virgolette alla pari con gli altri relatori. Questo perché vuole essere appunto il segnale più chiaro ed evidente che l'amministrazione non partecipa solo al movimento ideale del software libero perché gli fa risparmiare dei soldi, ma vuole investirci anche a livello culturale. Per questo motivo parteciperò alla tavola rotonda e cercherò di portare il contributo di amministratore e anche di appassionato al dibattito che si creerà sabato. Chiudo perché cosa non prendo tutto il tempo io. Voglio sottolineare come anche quest'anno il Linux Day ha visto convergere molte importanti realtà del nostro territorio, oltre naturalmente all'associazione duratore che è quella che mette il cappello dal punto di vista dell'impegno quotidiano di software libero. Anche quest'anno siamo ospiti di una realtà importantissima nel nostro territorio, che è la CNA, e questo l'amministrazione non può che vederlo con estremo favore, perché è molto importante che ci siano occasioni come questa in cui la rete delle associazioni e la rete dei soggetti che sono maggiormente istituzionali, perché è chiaro che non è la stessa cosa parlare di Duratorca e di CNA, Duratorca è sicuramente un'associazione importante di volontariato, CNA è un soggetto molto più istituzionalizzato, per cui è un'importante interfaccia per quello che riguarda le attività dell'associazione e un'importante interfaccia anche per quello che riguarda il Comune di Grosseto. Per questo voglio ringraziare ancora una volta CNA per ospitare questa manifestazione. Il Comune, lo sottolineo, lo trovate anche nel comunicato, oltre a naturalmente garantire la partecipazione nel giorno dell'evento, ha garantito anche il patrocinio, e lo facciamo volentieri perché ormai Linux Day è una realtà consolidata a Grosseto e una delle poche circostanze in cui un evento culturale riesce a mobilitare una quantità di persone consistente. Io mi ricordo i vecchi musei delle scorse edizioni, si tratta comunque di una realtà che mobilita sempre ben oltre 200-300 persone. Onestamente mi sfido a trovare altri eventi culturali in città che fanno altrettanto. Quindi come assessore all'innovazione ci tengo a sottolinearlo, perché non è semplice in città specialmente tra virgolette più piccole o comunque di provincia avere questi numeri di partecipazione. Per questo ringrazio di nuovo l'associazione. Io lascerei a questo punto la parola, chi facciamo prima? Facciamo prima il presidente il direttore di CNA Grosseto, Lorenzo Alessandri. Ma io ringrazio a mia volta l'associazione per averci dato l'opportunità di accompagnarla in un evento tanto importante, che è importante anche per noi. Guardate, io faccio una considerazione molto breve. Un buon 70% delle imprese che in questo momento opera in provincia di Grosseto sono imprese ancora di prima o al massimo di seconda generazione. Quindi l'età degli imprenditori è quella di persone nate tra gli anni 50 e tra gli anni 60, quindi persone che non si sono formate nell'era dell'informatica. Cioè la nuova generazione, quella impersonata da Marco Gasparri per esempio, può essere definita quella dei nativi dell'informatica. Noi, la generazione mia, siamo invece persone arrivate per necessità all'informatica. Tutto questo ovviamente ha determinato un freno all'innovazione e all'introduzione di tecnologia nell'impresa, perché l'ha fatto chi è stato costretto a farlo, mentre oggi la generazione di Gasparri arriva all'informatica in una maniera quasi naturale. I maggiori costi per l'accesso oggi ai servizi informatici sono quelli del software, perché l'hardware è arrivato a costare prezzi abbordabilissimi, fra l'altro è un prodotto che dura nel tempo, è il software invece che si consuma rapidamente. Quindi il costo delle licenze diventa un freno importante all'introduzione dell'informatica nelle imprese. E quindi avere la possibilità di utilizzare software libero e avere
strutture pubbliche, in questo caso il Comune di Grosseto, che dimostrano l'applicabilità del software libero, diventano, diciamo così, un esempio che aiuta le aziende a percorrere questa strada e favorisce l'intervento, e favorisce l'introduzione e come si dice, la conferma di un'esigenza di innovazione all'interno del sistema delle imprese. Questo è fondamentalmente il motivo per cui noi come CNA accompagniamo questo evento, cioè per dare la possibilità di essere di esempio alle imprese e per invitarle a percorrere la strada dell'innovazione utilizzando lo strumento meno costoso, appunto quello del software libero. Tutto qui. Io aggiungo solo una parola a quella che ha detto Renzo, semplicemente dicendo che al di là di tutto quello, cioè della sensibilizzazione del panorama delle piccole imprese locali, delle piccole e medie imprese locali, all'utilizzo del software libero, quindi sicuramente in un momento di crisi anche all'ottimizzazione delle risorse, perché poi di questo si parla, spendere meno per riallocare le risorse in qualcos'altro di utile sicuramente all'azienda, in particolar modo la nostra associazione CNA vuole continuare a essere vicina a Good at Work, al Comune di Grosseto, nella manifestazione di Linux Day, perché si parla di innovazione, non si parla solo di software libero, anche quest'anno i temi sono tanti, poi ce li illustrerà il Presidente, e sono anche molto innovativi. La tavola rotonda prevede sicuramente molte menti illustri da questo punto di vista anche a livello nazionale, quindi che hanno scelto Grosseto come palcoscenico. È l'occasione per l'impresa di aggiornarsi, di capire che facendo innovazione e sicuramente anche facendo tesoro di alcuni insegnamenti, di alcune cose che verranno illustrate durante la giornata, si possono ottimizzare a maggior ragione le risorse aziendali, per esempio facendo marketing attraverso internet, sicuramente promuovendo i propri prodotti, i propri servizi, proprio attraverso il web o attraverso comunque risorse tecnologiche innovative. Quindi Linux Day vicino alle imprese per l'open source, ma Linux Day vicino anche alle imprese come divulgazione comunque dell'innovazione. Allora, passo la parola al neo presidente di Good at Work, Ludwig Bargalli, che ci illustra più in dettaglio il tema e il programma della giornata. Sì, è la prima volta che presento il Linux Day da presidente, l'ho fatto per 6 anni da vicepresidente e spero di continuare quello, il lavoro che ha fatto Luca in questi anni. È un'edizione molto importante di Linux Day proprio perché il 2011 è un anno molto importante. Cadono i 30 anni dall'invenzione, dalla costruzione del primo PC, sono 20 anni da quando Linux Torvald ha scritto il primo kernel Linux e sono 10 anni che in Italia viene organizzato il Linux Day in tantissime città, in tantissimi comuni italiani. Quest'anno siamo già a più di 130 e questi sono gli ultimi dati che sono presenti sul sito linuxday.it e cura proprio la realizzazione di tutti i Linux Day in Italia. A Grosseto è il 7° anno che lo organizziamo e quest'anno abbiamo deciso di parlare di un tema che a noi sta molto a cuore. Sapete, noi cerchiamo sempre di diffondere il software libero, ma un altro tema molto importante per noi è la diffusione della libertà all'interno del mondo dell'arte, della cultura e dell'informazione. Proprio visto che a livello nazionale in questi ultimi tempi ci sono state molte normative che hanno regolamentato le informazioni, soprattutto l'informazione online, abbiamo deciso di chiamare molte persone. Quest'anno al Linux Day parteciperanno tantissimi relatori da tutta Italia. Infatti è stato anche molto gravoso il lavoro di organizzazione, perché pensate, per un'associazione di volontariato organizzare una manifestazione dove intervengono personaggi illustri nel mondo della comunicazione informatica da tutta Italia cioè è una cosa abbastanza importante. E il tema è proprio quello, i blog, i social network stanno cambiando il mondo della comunicazione, stanno sostituendo quella che era la comunicazione, l'informazione tradizionale. Ecco, per parlare di questo abbiamo chiamato quelli che sono i blog, cioè gli autori dei blog più seguiti in Italia. Molti di loro fra l'altro sono anche giornalisti importanti, cito Guido Scorza, Daniele Cheffi, che oltre ad avere blog personali molto seguiti, loro sono giornalisti che scrivono sul Sole 24 Ore, insegnano in diverse università italiane proprio questi temi, chi più dal punto di vista giuristico, chi dal punto di vista invece informatico. Ma anche tantissimi altri sono proprio gli autori che fanno parte della redazione
dei blog e nelle classifiche su internet dei blog sono quelli che hanno più accesso ogni mese. Tra l'altro anche Luca è autore, parteciperà appunto, ha detto, come autore dei blog, anche lui ha un blog di tecnologia, è seguitissimo, e quindi con tutto rispetto parlerà proprio del tema in questione. E dall'altra parte abbiamo chiamato due giornalisti locali che sono sempre stati molto vicini a questi temi, all'informatica o anche al software libero o alle licenze libere, che sono Lorenzo Santorelli per TV9 e Carlo Sestini per Tele Tirreno. Loro faranno da moderatori e cercheranno di aprire la giornata e di farla proseguire proprio parlando specificamente su quelli che sono i temi più importanti, e parteciperanno alla tavola rotonda, infine anche persone che fanno parte della nostra organizzazione, della nostra associazione, e che sono molto esperti in materia. Faccio presente ad esempio l'avvocato Giuseppe Nicosia, che si occupa di diritto informatico, Giulio Rossetti, che a questo punto è sempre stato nostro associato e lavora presso il CNR, o Achille Ferraro, che è un SEO manager certificato Google. Loro sono tutte persone di Grosseto, e quindi ci fa piacere che anche in Grosseto ci siano persone che a livello italiano sono così importanti. La sala 2 invece, questa verrà nella sala 1, ci sarà un'altra sala dove, come facciamo tutti gli anni, ci saranno gli interventi tecnici, e quindi si parlerà di Linux, si parlerà di programmi di grafica, ad esempio di virtualizzazione, proprio per gli appassionati, per la parte tecnica. Come ultima cosa volevo ringraziare, perché spesso è difficile rendersi conto di quanto è complesso organizzare un evento del genere, quindi noi facciamo ringraziamenti di rito, il comune, la CNA. Però volevo dire che in questi ultimi anni non sarebbe stato veramente possibile organizzare un Linux Day di questo livello, come era il livello degli anni scorsi, senza veramente l'aiuto concreto da parte della CNA o da parte di Luca Ceccarelli, quest'anno come rappresentante del comune, e gli anni scorsi le altre istituzioni, sempre del comune di Grosseto, che ci hanno aiutato. E volevo fare un ringraziamento particolare a Marco. No, perché veramente ci ha aiutato tutti gli anni in modo particolare, e quest'anno ancora di più degli altri anni. Quindi lo ringrazio particolarmente sia come CNA, ma proprio come persona, perché spesso è l'apporto personale, quando si crede in un progetto che si dà veramente un aiuto importante, e questo è quello che è successo. E veramente sarebbe stato in questi ultimi anni, senza il suo aiuto, senza l'aiuto della CNA e senza quello del comune, probabilmente una manifestazione molto più piccola, molto più ridotta, senza ospiti importanti a livello nazionale, senza poter coinvolgere così tante persone. E quindi è solamente grazie a loro e a tutti i volontari che aiutano gratuitamente l'associazione durante tutto l'anno, quando organizziamo il Linux Day, quando organizziamo i corsi, per esempio, che facciamo su Linux, su OpenOffice. Ecco, solamente grazie a tutto il coinvolgimento, ma ripeto, a livello personale, di queste persone che non ricevono nemmeno un euro per quello che fanno, anzi spesso devono lavorare fino a tarda sera, o sabato della domenica, per aiutarci a fare queste cose. Quindi solo grazie a loro è possibile realizzare un evento con queste caratteristiche. Io mi sono dimenticato una cosa importante, molto importante. Come sapete, ho anche la delega all'istruzione, e ci tengo a dire quest'ultima cosa, che Linux Day, sempre di più nel corso del tempo, è stato anche il modo, io prima parlavo del coinvolgimento dei cittadini, ma non dimentichiamoci del luogo dove si formano i cittadini, che sono le scuole, e sempre di più le scuole della città di Grosseto sono coinvolte nel Linux Day, se considerate che quest'anno sono, se non mi ricordo male, 4 autobus che sono stati organizzati per andare al Linux Day, quindi la risposta delle scuole è fortissima. Io anche qui vi sfido a trovare un evento per il quale 4 autobus di studenti si muovono a Grosseto. Questo ci fa piacere come amministrazione, mi fa piacere particolarmente, visto che sono due colleghi come entrambi io, perché significa che qualcosa si muove. La nostra scuola pubblica, così tanto deprecata e così tanto umiliata, consentitemi, tutti i giorni, invece dà segnali profondi di vita. E segnali profondi di vita sono questi, cioè il fatto che si riesca ad avere la sensibilità necessaria a far sì che ci si muova per questi eventi. E di questo dobbiamo ringraziare naturalmente tutte quelle persone, dai dirigenti agli insegnanti, agli stessi studenti, che hanno appunto la voglia di essere coinvolti in qualcosa che, se lo guardate nel suo insieme, si può definire tranquillamente rivoluzionario. Per cui, insomma, è importante che ci siano queste sensibilità all'interno della scuola, è importante anche dire
quando le cose all'interno della scuola funzionano, altrimenti poi se no leggiamo sui giornali solo sempre quando le cose non funzionano all'interno della scuola, invece ci sono anche cose che funzionano, funzionano bene, che non hanno veramente una grande attenzione. Se ci sono domande, ti dico un'ultima cosa, ma perché mi è venuta anche a me in mente in corsa, cioè, a parte che ti ringrazio il Presidente dei ringraziamenti, ma non sono nemmeno dovuti, nel senso che è solo attraverso la sinergia che abbiamo costruito in questi anni, che anzi speriamo che sia di esempio anche a molte altre realtà, insomma la sinergia tra associazioni di categoria, istituzione comune e come associazione culturale come pure il Corpo, che si dimostra che si può dare luogo a un movimento che non è solo culturale, ma insomma porta poi a cascata tante altre cose. La cosa che volevo aggiungere è che l'anno scorso il grande successo che ha avuto l'Humus Day ha portato a una replica richiesta addirittura dal comune di Massa Marittima, a Massa Marittima l'abbiamo replicato. Già anche quest'anno, lo dico in anteprima perché c'era comunicato la comunità di Roberto Matozzi, c'è di nuovo l'interesse comunque del comune di Massa Marittima a replicare la cosa. E so, anche se lo tiene segreto, che c'è anche un interesse del comune di Castiglione a fare una cosa simile, però come l'ho detta, quindi forse non la fanno, la fanno per forza. Bene, ci sono domande? Questo, qualcosa più su questo Fringe Festival del pomeriggio? Sì, allora, il Fringe Festival è una manifestazione che abbiamo fatto per la prima volta nel 2008 durante la Notte Bianca Grosseto. È una manifestazione dove, quell'anno fu fatta una manifestazione al Teatro degli Industri dove furono presentati tanti cortometraggi che erano stati rilasciati con licenze libere, dalle licenze Creative Commons al pubblico dominio, e fu tutta la notte proiettato, anzi tra l'altro c'erano anche degli interventi durante la manifestazione che spiegavano le licenze libere, che spiegavano quali erano i video proiettati eccetera. E da quell'anno, dopo la prima edizione, ogni anno durante Linux Day abbiamo dedicato il pomeriggio, la sala più grande del Linux Day, sempre alla proiezione di altri film, altri cortometraggi principalmente rilasciati con licenze libere, e l'abbiamo fatto dal 2008 fino ad oggi, quindi continueremo con questa tradizione nella speranza che fra un po' di anni l'amministrazione ci possa aiutare nel fare una nuova manifestazione di Fringe Festival a sé stante con una proiezione più importante e una visibilità più importante, perché come vi ho già detto uno proprio dei campi dove noi vogliamo far veramente presente a tutti che esistono licenze libere è proprio quello dell'arte in generale, quindi da letteratura alla musica e soprattutto alla filmografia. Anche lì esistono licenze come le Creative Commons, che sono licenze proprio che trasmettono questi stessi concetti che sono riferiti normalmente al software nell'arte. E quindi organizziamo quelle cose e tutti gli anni cerchiamo di portarla avanti un piccolo pezzettino per volta. Altre domande? Per la partecipazione bisogna registrarsi oppure è sufficiente venire in CNA? Sì, basta venire in CNA. Allora, se non ci sono altre domande, grazie ancora della vostra presenza e ci vediamo sabato. Grazie.